Fratelli bianconeri e non, torniamo a parlare di calcio e torniamo a parlare della partita di ieri sera. Partita di ieri sera bellissima, dalle emozioni forti, partita che non posso negare che mi abbia strappato una lacrima, partita che veramente credo che noi juventini, questa è una di quelle partite che porteremo nel cuore, sicuramente. Ci sono alcuni aspetti da analizzare, purtroppo e per fortuna. Allora, purtroppo perché perdiamo Nico Gonzalez per una mesata. Allora, di Nico Gonzalez non mi arrabbio nemmeno più di tanto perché è un giocatore che ogni tanto purtroppo subisce questo tipo di cose. E quindi credo che 3-4 mesi all'anno lui purtroppo li salterà per questo tipo di cose, sono nel suo DNA, non c'è nulla da fare. Adesso si parla di una ventina di giorni, ma quando alla fine si tratterà di un mese, se va bene. Ma la cosa più preoccupante purtroppo è Bremer, Bremer che a mio parere era diventato il difensore forse più forte del campionato. È uno dei più forti e solidi a livello europeo, purtroppo questo crack, ed è un crack brutto nel vero senso della parola, perché praticamente la sua stagione finisce qua, dopo 6 partite di campionato e 2 partite di Champions, lo perdiamo completamente e chissà quando riavremo il vero Bremer. Io penso che si parli della stagione 2024, 2025-2026. Abbondante, purtroppo abbondante. E queste sono le cose brutte. Le cose belle quali sono? Le cose belle sono tante da analizzare in questa partita. Innanzitutto la grande reazione, perché ieri sera credo che bisogna puntare il dito su una cosa, e cioè il fatto di essere andati sotto per 2 volte. Essere riusciti a pareggiarla e poi addirittura a vincerla in 10 contro 11. Quindi io credo che questa partita abbia dimostrato veramente tantissime cose. Thiago Motta non è un allenatore solo, Thiago Motta è un condottiero, vero, perché le immagini dopo il gol di Conceição sono immagini che la dicono molto lunga. Sul rapporto che quest'uomo è riuscito a creare con i suoi ragazzi. Un rapporto bello, sincero, vero, leale, senza nascondersi dietro le dita come qualcuno invece faceva, ma cercando di ottenere da tutti risposte importanti. Beh, io devo dire che fino adesso è riuscito assolutamente in questo intento. La caparbietà, la grinta, la rabbia, la determinazione, la fame, la voglia di vincere, ma soprattutto una cosa ieri sera si è visto. Una è una cosa di gruppo, ieri sera si è vista una squadra, ma soprattutto ieri sera si è vista una squadra che gioca a calcio. Noi juventini non eravamo più abituati da tempo, prima cosa. La seconda cosa, non meno importante, anzi forse è ancora più importante, è a livello tattico, e cioè dopo essere rimasti in 10 e dopo essere stati in svantaggio 2-1 con un rigore, con un'espulsione quindi, ma soprattutto dopo 2 infortuni gravi, la squadra non si è persa d'animo e Motta cosa ha fatto? Quello che io sognavo di vedere alla Juventus da anni, non chiudersi in difesa, non chiudersi in difesa, continuare ad attaccare anche in 10. Cioè, questo voleva dire non solo provare comunque a vincere la partita, ma era quella di tenere la palla lontana dall'area, perché attaccare significa anche questo tatticamente. Cioè, saper tenere la palla lontana il più possibile dalla tua area. È chiaro, molti diranno, vi è andata bene ieri sera perché c'era il Lipsia, ma se ci fossero state altre squadre, sareste riusciti a farlo? Beh, io credo
In parte di sì. E sapete perché? Perché quando una squadra prende un DNA e la metodologia di lavoro ti porta a ragionare così, tu comunque provi a farlo quello. Non è che se affronti il City, il Real Madrid, il Manchester, il Bayern, non è che non lo fai perché sono più forti. Lo fai lo stesso se il tuo DNA è quello. Magari ti riesce meno, però lo fai lo stesso. Ma con squadre che per il momento hanno più o meno la tua caratura, perché attualmente secondo me la Juventus è di questa caratura qui, la Juventus non è ancora uno squadrone, ok? Con squadre della tua caratura, lo hai dimostrato, te la puoi giocare. Sinceramente, sinceramente, voi credete che se ieri sera noi sulla panchina avessimo avuto Allegri, avremmo visto quello che abbiamo visto ieri sera? Sinceramente, dopo il 2-2 segnato magistralmente da Vlahovic, un gol che rimarrà per me negli occhi degli juventini per tanto tempo, voi pensate che Allegri avrebbe giocato con questo modo? No. Allegri si sarebbe chiuso in difesa per provare a portare via il 2-2. Questo avrebbe fatto. E invece il bello del calcio è questo, perché in Europa, signori, si gioca così. Quindi l'analisi tecnico-tattica della partita sta tutta qui. Sta nel fatto di non andarsi a chiudere, di non farsi schiacciare. E allora rifacciamo ancora un passo indietro. Vi ricordate la partita Real Madrid-Juventus? Ve la ricordate quando loro vinsero da noi 3-0 e noi andammo da loro e vincevamo 3-0, doppietta di Mandzukic e il terzo gol di Matuidi? Ve lo ricordate? Perché noi siamo usciti da quella coppa? Siamo usciti perché il genio che avevamo in panchina non ha fatto il cambio del giocatore e ha tirato indietro la squadra di 30 metri. Se su quella panchina ci fosse stato Motta, la Juventus quella partita non si fermava, la Juventus vinceva 4-0 quella sera. Questa è la differenza. Motta è un allenatore che studia, si applica, si aggiorna, ma soprattutto ha una mentalità europea, cosa che io ho sempre detto, no? Sono dell'idea che questa squadra per il momento è addirittura più europea. È più per l'Europa che per il campionato italiano. E ieri sera ne ho avuto l'ennesima conferma. Una partita bellissima, veramente, che sono stati, veramente sono tanti i punti che bisognerebbe star qui a parlare delle mezz'ore per discutere di quello che si è visto. È entrato in campo con Sensao, è andato a prendere la palla in difesa, ha portato sul pallone. Bellissimo, allora, a parte l'azione del gol di Consensao è fantastica tutta. Allora, Koopmeiner fa un cross, incoccia in un difensore dell'Ipsia, la palla la prende il giocatore dell'Ipsia che fa 30 metri palla al piede con McKennie vicino. McKennie che interviene, gli porta via il pallone pulito, la Juventus riparte con Kalulu. Porta avanti il pallone, Kalulu si ferma dalla sinistra, passa la palla a Fagioli e voi vedete, se andate bene a vedere quell'azione, c'è Consensao che gli dice, gli fa un gesto con le mani come per dire passala a me. Fagioli gliela dà e Consensao fa un Eurogol. Io credo che in questa azione sia racchiusa tutta la Juventus di ieri sera, l'azione del terzo gol. Grinta. Rabbia di aver perso il pallone, esserlo andato a recuperare, avere rimpostato l'attacco e la conclusione. Ieri sera nel terzo gol c'è il riassunto di tutta la partita. Il primo gol di Vlahovic è un gol da rapace d'area. Questi sono i suoi gol, non c'è niente da fare. Questi sono i suoi gol, lui è questo. Quando io vi ho sempre detto, Vlahovic non va criticato, non va criticato perché è un giocatore che i numeri li ha, perché se i numeri tu non li avessi, veramente fosse scarso, come molti di voi hanno sempre detto, tu un gol, se sei scarso, gol del genere, tu non li fai. E
Il secondo gol, quello del pareggio, dove lui addirittura va a spizzicare la palla, la prende con Sensao che gliela ridà, si allarga sulla sinistra, poi fa un tiro meraviglioso. Signori, quei numeri lì nei piedi o ce li hai o se no te quei gol non li fai. Te, hai voglia te provare ad impegnarti e fare, non li fai. E allora per l'ennesima volta non critichiamo i nostri ragazzi, sosteniamoli, perché siamo nelle mani di un allenatore che sta facendo delle cose meravigliose, giocatori che stanno dando l'anima per questa maglia. E l'ultimo appunto di questo video, parlando di tutti, perché secondo me tutti ieri sera meritano comunque un applauso, anche chi ha fatto meno bene come il Diz, ma ieri sera un applauso l'ho fatto e oggi lo rifaccio, lo voglio fare a Fagioli. Come ho sempre detto, Fagioli è un grande talento, ma purtroppo nell'ultimo periodo mi aveva dimostrato di essere un giocatore medio, non di più. E ho sempre detto che Fagioli è figlio della stagione scorsa, di quando non ha giocato per un anno. Secondo me ieri sera, a mio parere, si è visto il miglior Fagioli della stagione. Può fare ancora meglio? Forse sì, me lo auguro di cuore, perché se facesse meglio di come ha fatto ieri sera, sicuramente vi posso garantire, potrete essere d'accordo o no, che forse Pirlo ha trovato un degno sostituto.